Benvenuti al campus universitario El Manar. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo preso la nave, subito cuccette perché comunque la situazione era particolarmente difficile sopra la nave, quindi abbiamo preferito fugare ogni dubbio e farci queste belle 8 ore di sonno. Poi accoglienza strepitosa a casa di Alessandro, Goscia una mamma, asciugamani, saponetta sulle sedie, insomma, sembrava più un albergo che un'avventura. E poi qualche scena sulla nave, abbiamo scoperto che siamo l'esasperazione di uno spirito arabo, noi palermitani, perché intanto ho visto fumare narghilè sui ponti, come avranno fatto ad accenderlo lo sanno solo loro. Poi ho visto pure fare del tè, ma non so dove. Insomma, ho visto gente gonfiare materassini e accaparrarsi interi spazi nel corridoio. Veramente di tutto, senza nessun limite. Niente, primo giorno a Tunisi, abbiamo fatto una serie di cazzate indicibili. Ci perché sta. Non c'è un'informazione particolarmente dettagliata. Quando si arriva al campus devi un po' chiedere a chiunque. È stile tunisino probabilmente. Spero di no. Mi auguro. Però abbiamo chiesto, venivamo da Avenue Bourguiba, siamo arrivati qui, ci hanno detto che dobbiamo tornare ad Avenue Bourguiba per prendere i... E tralasciamo quello che abbiamo passato per far capire al tassista come arrivare da Avenue Bourguiba al campus. Ah, noi abbiamo detto campus de Manara, no, campus de. All'ultimo abbiamo capito, sì, c'è campus de. Va bene, insomma, siamo partiti, pare così. Note liete, note scarse. Ma al momento tutto lieto, scarso lo sapremo domani dopo il primo pranzo fatto oggi, a base di carnazza, verdure crude e non so che altro. Quindi se domani non ci vedrete, probabilmente veniteci a cercare nei gabinetti di casa Calabro. Va bene Ale, va bene a tutti, ci sentiamo appena abbiamo più da raccontare, dai.